Dio o chi per lui? Volevo venire prima, poi ci ho ripensato. Una vita senza felicità, chiusa in quattro mura, con un marito che mi vede, ma non mi guarda. Sarebbe meglio andare in galera, almeno avrei qualcuno con cui parlare. Però mio marito mi vede quando mi tira calci e pugni, quando scopro qualche suo tradimento. In quei momenti mi guarda bene, ma poi si dimentica. Per questo volevo venire prima. Era meglio farla finita. Ma nel mio mondo, nella mia religione, non è possibile separarsi. Inaccettabile. Sarei per sempre ripudiata. Allora vivo di piccoli momenti di lettura. Mi cibo dei sorrisi delle mie amiche, ma a volte non bastano. Non chiedo molto. Rispetto. Oltre alla malattia del mio corpo, c'è anche questo dolore dell'anima. Vorrei essere vista, ascoltata, coccolata. Come si dice? Amata. È davvero così difficile. Non voglio mangiare da sola, voglio cucinare per lui, per le mie amiche, per i nostri amici, ridere insieme davanti ai colori, al cibo, alle chiacchiere ed andare a dormire con il cuore leggero. Vorrei quella vita normale che da molti anni ho rimosso e solo quando non c'è riesco a trascorrere, a vivere, così quando mi chiamerai davanti a te avrò qualcosa da raccontarti.